Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati. La festa della mamma ormai è alle porte. Avete pensato a cosa regalarle? Io quest'oggi andrò a realizzare una torta semplice ma molto raffinata. La andrò a decorare con fiori e farfalle. Naturalmente questa torta può essere realizzata per altre ricorrenze. Auguro a tutte le mamme e soprattutto alla mia una buona festa. Ora scappo in cucina. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! E ora vi mostro cosa mi servirà per realizzare la torta. Utilizzerò un pan di spagna del diametro di 26 cm, l'ho farcito con crema al cioccolato bianco. La torta è stata bagnata con la bagna rum. In più mi servirà crema di burro, pasta di zucchero che ho colorato con i coloranti alimentari in pasta celeste e marrone. Per decorare la torta utilizzerò un nastro in raso marrone alto 4 cm, fiori e farfalle realizzate con la pasta di zucchero. Per facilitarmi ho utilizzato gli stampi ad espulsione. Stendo su tutta la torta un leggero strato di crema di burro. Con l'aiuto del mattarello stendo la pasta di zucchero celeste e realizzo una sfoglia spessa circa 2 mm. Per facilitare l'operazione, arrotolo la sfoglia al mattarello e ricopro la torta. Con l'aiuto dello smother faccio aderire la pasta di zucchero alla torta. E ora con l'aiuto di un coltello rimuovo l'eccesso di pasta di zucchero. A questo punto prendo la pasta di zucchero marrone e realizzo delle corde non regolari. Ho posizionato sulla torta le corde a mo' di ramo e ora dispongo i fiori e le farfalle. Infine, applico la base sulla circonferenza della torta il nastro in raso. Ecco la torta pensata per la festa della mamma. Auguri a tutte le mamme del mondo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!